Per la tua pubblicità su Legnano in TV, scrivi a commerciale@legnanointv.it. Rieccoci in studio con già il primo, anzi la prima ospite pronta qui accanto a me. Tra poco la vedrete. Vi anticipo soltanto, a parte che si tratta di una signora o signorina, poi le chiediamo, molto molto raffinata, ma soprattutto una grande professionista che fa parte di una grande realtà legata al mondo del fashion, della moda, ma soprattutto diciamo della filmografia, ecco, del mondo nostro, insomma, della comunicazione. Quindi non è nient'altro che un piacere avere con noi Anna Lottersberger. Buongiorno Anna. Buongiorno. Allora, vedete intanto anche l'eleganza, che apprezzo molto, e il capello molto più pettinato del mio. Grazie. Io stamattina non ce l'ho fatta, niente da fare. Siamo qui per parlare di un importantissimo premio, e non solo naturalmente, che è stato vinto proprio dall'azienda che rappresenta Anna, quindi la Domus Academy, in campo cinematografico legato alla moda, ma soprattutto che prende spunto da una delle eccellenze legnanesi, forse di più grande impatto a livello mondiale, ovvero il compianto stilista Gianfranco Ferré. Questo omaggio che Domus Academy ha realizzato ha vinto un importantissimo, prestigioso premio, ma vorrei che ce lo raccontassi tu. Innanzitutto sono molto contenta di essere qui, grazie mille Sara per avermi invitato. Come Domus Academy Moda è stata fondata come scuola, come corso di master in fashion design proprio da Gianfranco Ferré, quindi è un legame che si porta avanti ormai da 35 anni. Quello che abbiamo sviluppato negli ultimi anni in collaborazione con la Fondazione Gianfranco Ferré, che si occupa quindi di portare avanti l'eredità dello stilista architetto. Esatto. È un lavoro che abbiamo portato avanti per 2 anni, dove gli studenti che vengono da tutti gli angoli del mondo, quindi abbiamo un parterre di studenti internazionali che vengono a Milano per studiare e approfondire l'area di fashion design, sono stati invitati a creare delle collezioni ispirandosi a quella che è l'eredità di Gianfranco Ferré. Quindi di studiare innanzitutto quello che è l'archivio meraviglioso della Fondazione Ferré, i disegni, le fotografie, le illustrazioni, gli abiti ovviamente, video di sfilata, e di lasciarsi liberamente ispirare anche dal metodo, dalla pratica di design, di progetto di Ferré, per lavorare però sulla propria identità creativa, quindi creare delle collezioni contemporanee. Ognuno ha lavorato su se stesso innanzitutto e quindi ha trovato ispirazioni in aree molto diverse del lavoro di Ferré. Devo dire che questo già di per sé, insomma, vi dà un'idea della portata di questa opera che è stata portata avanti, insomma, fondata proprio da Ferré. Ma non solo, perché tutti questi aspetti chiaramente danno questa continuità temporale. E il fatto dello stilista architetto, come hai ricordato tu, forse giustifica un po' anche il nome, no? Perché Domus, chiaramente, uno pensa alla casa, non pensa alla moda. Però, insomma, Ferré era così. Ferré era stato invitato dai fondatori di Domus Academy, quindi Branzi, Mendini, Castelli, Guerriero e ovviamente la signora Mazzocchi, a creare un corso di fashion design che avesse però delle componenti di ricerca culturale, sociale, economica, di un certo livello, di un certo approfondimento. Quindi in questo caso era la persona perfetta che poteva, e l'ha fatto dall'83 all'89, finché è andato a Parigi per disegnare Dior. Quindi quello che abbiamo fatto è stato, questo è un progetto che va avanti per 2 anni, che noi ripetiamo ogni anno, quindi diamo questa possibilità a tutti gli studenti che entrano nel Master di Fashion Design. E l'anno scorso abbiamo deciso però di realizzare un documentario su questo, anche un po' per onorare la memoria di Gianfranco Ferré e ringraziare la Fondazione Ferré e i Lions di Legnano, che hanno messo a disposizione una borsa di studio per uno studente meritevole per fare questo corso, e abbiamo deciso di creare questo documentario, quindi unendo un po' le interviste, poi credo che lo vedremo, le interviste agli studenti
che hanno partecipato, quindi abbiamo studenti dalla Corea del Sud, dall'India, italiani ovviamente, con invece quelli che erano i riferimenti d'archivio, quindi video delle sfilate o del lavoro di Ferré a partire dagli anni 80 fino agli anni 2000. E questo è l'aspetto appunto di comunicazione di cui parlavo in apertura, perché anche il contatto tra Legnano in TV e Anna Altersberger è avvenuto intanto tramite la signora Rita Iraghi, che appunto salutiamo, presidente della Fondazione Ferré, ma anche nell'ottica proprio di un premio che è stato assegnato, come vi dicevo, premio molto prestigioso, a questo docufilm. Quindi l'aspetto comunicativo di Domus Academy è quello che insomma cercavamo di anticiparvi. Poi Anna giustamente ci ha raccontato che c'è tutto un mondo dietro, un mondo che però in un certo qual modo è un po' racchiuso, se non altro, un po' riassunto nel contributo che poi vedremo tra poco. Questo premio, ecco, raccontaci magari un po' meglio di cosa si tratta. Certo, abbiamo deciso di fare questo documentario raccontando quindi questo progetto che unisce il contemporaneo con invece il passato, e con un regista giovane, Federico Cianferoni, e con due studentesse di Domus Academy invece, che sono anche loro interessate all'ambito media, quindi che hanno partecipato come co-registe a questo progetto, e con la produzione di Art & Vibe, quindi Max Brun e il suo team, abbiamo realizzato questo documentario e l'abbiamo inviato quindi al Fashion Film Festival Milano. Il documentario è stato selezionato nella categoria Best Documentary, quindi tra i tre film selezionati come documentari migliori in una selezione di credo più di 700 film, cortometraggi, documentari inviati, e poi è stato inserito in quella che è la selezione del pubblico, quindi il film ha poi vinto il People's Choice Award, quindi è stato votato online dal maggior numero di persone, e quindi abbiamo poi vinto questo premio. Direi che quindi il pubblico ha risposto veramente bene. Il fatto di unire quindi anche questa sorta di autoproduzione ha dato un ulteriore spunto proprio su Domus Academy. Qua intanto passano tir, passano così, sento in cuffia veramente l'universo che mi parla. Dicevo, ha dato a Domus Academy proprio un'apertura ulteriore anche in questo senso, perché già di per sé la moda è comunicazione, perché, correggimi se sbaglio, quando noi scegliamo di indossare qualcosa, chiaramente si parla di alti livelli, quindi non di me, quando scegliamo di indossare uno stilista piuttosto che un altro, ad esempio, no? Perché vogliamo esprimere qualcosa, vogliamo comunicare qualcosa di noi attraverso, insomma, quello che è il nostro, la nostra seconda pelle, perché chiaramente non siamo più nella preistoria in cui potevi andare in giro come mamma ti aveva fatto, no? E di conseguenza la scelta è proprio dettata dal fatto di voler far capire agli altri qualcosa di noi, almeno io credo. La casualità esiste e non esiste, no? Sempre. La casualità è come il silenzio, è un messaggio, è una forma di comunicazione, anche il non voler scegliere designer famosi o un certo tipo di stile particolarmente vistoso è una scelta, sì, di comunicazione e di rappresentazione di se stessi. Ecco, quindi appunto, vedete, stranamente ho detto una cosa che aveva senso su questo, però insomma è abbastanza, credo, logico pensarlo, no? Quindi il fatto di unire poi anche i media dà un impatto ancora più forte, si va a ripescare una tradizione, una ideologia che c'era di fondo nel grande lavoro che ha fatto questo legnanese d'eccellenza, Gianfranco Ferré, ricordiamolo. Noi ci siamo particolarmente affezionati proprio perché i primi virgulti della sua storia, oltre, vabbè, che è nato qui. Insomma. È sempre rimasto a vivere a Legnano. Sì, tra l'altro sì. Andava avanti e indietro da Milano a Legnano tutti i giorni. Però non si vedeva tanto in giro, ecco, questo diciamo che... So ad esempio che lui aveva dei contatti, forse per vicinanza anche proprio di numeri civici, con un pittore legnanese, Vaccaro, che tra l'altro ogni tanto... mette su Facebook, perché insomma un signore di una certa età, però ancora attivissimo, tra l'altro spero di aver modo di andare a trovarlo e di intervistarlo a breve, mette degli aneddoti molto curiosi anche su Gianfranco Ferré, perché se non ricordo male la palazzina dove abita, anche non lo diciamo, il pittore Vaccaro, anche se c'è scritto fuori con tanto di targa, era limitrofa
anche al negozio, dove, mm-hmm. alle vetrine dove c'era Ferré, quindi si conoscevano, ecco. E non so adesso quanti legnanesi riuscissero a interagire un po' con lui, perché tanto era sempre in giro per il mondo, insomma. Sempre in giro per il mondo, impegnatissimo, l'attività sì. Di uno stilista, di un designer è veramente molto intensa. Però ho avuto il piacere l'anno scorso di essere a Legnano per la presentazione di questa borsa di studio con Domus Academy al Teatro Tirinnanzi, ed era pienissimo, quindi posso sì. solo immaginare, visto che Ferré è purtroppo venuto a mancare più di 10 anni fa, quanto fossero comunque legate la cittadinanza a questo sì. designer. Fortunatamente Legnano da questo punto di vista si dimostra che, insomma, non dimentica facilmente i suoi eroi, perché così possiamo definirlo. È stata anche intitolata una piazza che è proprio praticamente di fronte al Teatro Tirinnanzi, e lì insiste, potremmo dire così, anche un atelier di moda, insomma, abbastanza prestigioso e importante, quindi c'è anche un fil rouge da questo punto di vista da non trascurare. Anna, io direi, se vuoi, vediamolo questo documentario, perché insomma l'attesa è cresciuta sicuramente nei nostri telespettatori, ma poi ti chiedo se vuoi restare con noi ancora qualche minuto dopo averlo visto, così lo commentiamo anche un attimo e naturalmente ci salutiamo. Molto volentieri. Allora, via la regia, grazie per il vostro contributo. Essere moderni non vuol dire per forza essere semplici, assolutamente. Io giuro, io apprezzerei molto delle persone con un overdose di fantasia. La mia esperienza di ex allieva di Gianfranco Ferré in Domus Academy nel 1986, insieme al più che decennale lavoro come consulente creativa di ricerca accanto a lui, si sono nutriti effettivamente del metodo, dei processi di ricerca, di elaborazione, di progettazione e di previsione del risultato della missione. It was my first year of university. I remember that a friend of mine gave me this book written by Gianfranco Ferré, and it was called Lectures on Fashion. Later on, I discovered that Ferré actually studied architecture before being a fashion designer. And from that moment on, his approach to forms and to the female body remains a big inspiration also in my project and in my work. Prima volta il designer era fashion designer, non era più sarto, quindi lo studio delle linee, dei volumi avvenivano per il suo segno grafico eccezionale, quindi come per l'architettura avveniva su carta come progetto, quindi signor Ferré è stato il primo progettista di moda. A great designer, the key is to understand the proportion and the body of the model. And as we know, Gianfranco Ferré, he was the master of that. The way he presents the clothes is very unique. You cannot see it from anywhere else. The clothes is not made from one garment, but it's more about modular object. He put a lot of garments together in his own way, connect them with his hardware or his special way to do it. Able to
make these women look stunning, impressive, and really strong. He made them look iconic, and this is probably what I want to achieve. He used to take the fabric and like test it around the dress form and see how it molds around it, drapes around it. And that is something which I also do and which I have grown up learning. In una sua pubblicazione, nella pubblicazione preziosa Lettre à un jeune couturier, afferma: bisogna possedere una formula interiore, un modo di esprimersi, di analizzare, ovvero bisogna formare la propria disciplina. Io penso che effettivamente ciò che Ferré può trasmettere creatività come metodo e impostazione di una disciplina. Quindi Ferré è impostato tale disciplina come ricerca, soprattutto come metodo, prassi e azione in progress all'interno del percorso tra creatività, progetto, prodotto. I understood how I could have started creating something really extraordinary just from a single garment, and how a single garment could be translated into thousands of different options, and how you can create a new world around the woman body still having an expression of her femininity at the core of your work. The most impressive aspect of Gianfranco Ferré's work for me was the ability to make something so complicated look so easy and immediate. And for me as a designer, this is a goal I want to reach also for the future. Able to take the materials and basically turn them into something even more precious than they were before. C'era molta disponibilità nei confronti dei giovani, cioè lui lavorava in mezzo a loro, cioè il tavolo suo di lavoro era quello dell'ufficio stile. Questo era il suo modo anche per trasmettere direttamente il suo sapere, cioè far vedere come faceva e cosa faceva, e non dare soltanto ordini. Quello che lui sapeva, quello, il modo con cui lui faceva delle cose, voleva che fosse condiviso, e quindi era una forma di insegnamento. His 1986 collections represented the Japanese garments. I could relate to the fact that Ferré was traveling a lot all over the world, and me, like, I've lived in a few different countries throughout the past like 6 years, so I try to have the same vision that he had in terms of like the cultural influences. Basically gave me like a confidence that I was able to also express myself through my collection. The collection which was really meaningful to me was the collection of 2002, the women's sport collection, spring summer. It was inspired by India, and I remember there were all these like really white shapes, and it was really like natural falls and really reduced in terms of colors. So this made me like use a lot of white and work on easy silhouettes, and really inspired me for my designs. When I saw the collection, 2001 collection, which was inspired from African travels, Naomi Campbell wore only jewelry on her body, so which was something really new and different for the time. It was sensual, it was subversive at the same time, and I think it was at that point of time where those new references also started taking place. Gianfranco Ferré heritage is more alive than ever, and fashion designers have an immense beautiful tool to build upon it their own manifesto, their own identity, their own philosophy for fashion design.
veramente meraviglioso. Devo dire, io l'avevo visto chiaramente in anteprima, perché quando ci siamo accorti di questa eccellenza che rischiava di, non dico passare sotto silenzio perché ovviamente no, ma di non essere diffusa anche a livello un po' più popolare rispetto a quello che è il filone chiaramente del fashion a livello internazionale, quindi a livello altissimo, diciamo che giornalisticamente non potevamo non tentare, ecco. Però devo dire che grazie all'interessamento della gentilissima signora Rita Iraghi della Fondazione Ferré, che insomma, mi ha addirittura contattato personalmente, quindi è stato insomma davvero bello da parte sua, perché chiaramente ci teneva, ed è giusto così, perché bisogna valorizzare i patrimoni che abbiamo. È stato possibile questo incontro con Anna Lottersberger. Prima dicevo signora o signorina, si può dire? Signorina. Lì, insomma, si vede, è anche giovanissima, e in effetti, insomma, nel caso, se siete di altissimo livello, mi raccomando. No, scherzo, io volevo cercare di smorzare un pochettino l'aura di grandiosità che questo docufilm realizzato appunto da Domus Academy ha conferito questa mattinata, perché quando c'è un patrimonio così grande, quando c'è un'idea così grande di base, una creatività, una passione così grandi, insomma, si rimane davvero quasi ammutoliti, no? Quindi bisogna cercare un attimino di riprendere, ritirare i remi in barca, come si suol dire. Dopo questo premio prestigioso che avete vinto, questa iniziativa che avete portato a termine, cosa avete in programma adesso? Proprio come Domus Academy, indipendentemente se si tratta comunque di proseguire sulla strada di Gianfranco Ferré oppure no, insomma. Sicuramente di proseguire, quindi il primo impegno, come raccontavo prima, è la nostra sfilata annuale, quindi avremo il nostro fashion show a Milano il 28 di ottobre, domenica, al Base, quindi una location molto bella. Anzi, se qualcuno è interessato a venire a Milano domenica alle 5:30 del pomeriggio, è benvenuto. Bene. Vorremmo e ripeteremo la collaborazione con la Fondazione Ferré su un altro tema. Avevamo toccato anche un po' il mondo degli accessori, abbiamo toccato il mondo della materia, e svilupperemo un altro tema sempre insieme con gli studenti su un altro progetto con loro. E sicuramente l'idea di continuare anche questa esperienza di girare cortometraggi, film per raccontare quello che è la moda in maniera anche un pochino originale. E sicuramente ci riuscite. Noi dovremmo risottotitolarlo anche in italiano, però temo. Però chiaramente il concorso era a livello internazionale, quindi logico che il sottotitolo in inglese era d'obbligo. L'inglese su inglese ulteriormente d'obbligo. A noi spetterà l'arduo compito, se ce lo consentite, magari. Assolutamente. Ecco, così magari lo potremo poi trasmettere anche al di fuori di questo contesto della nostra diretta. Ci farebbe piacere, insomma. Molto volentieri. È veramente un documento molto bello, molto anche toccante, perché anche il finale, vedere insomma Ferré che si volta e saluta, dà un po' anche l'idea, no, della sua legacy, che è comunque rimasta, ma il segno insomma è sempre il suo, il GF rimane, insomma, e non è il GF che purtroppo si usa adesso, insomma. È un'eredità che ci piace e che piace anche a degli studenti che magari non hanno conosciuto il suo lavoro quando era in vita, sì, e riescono ad apprezzarlo, ad amarlo, nonostante vengano da, dicevamo prima, Thailandia, India, Cina, ad amarlo tantissimo. Possiamo magari dare un riferimento proprio per chiedere magari qualche informazione, se qualche mamma di qualche ragazzo magari promettente da questo punto di vista volesse contattarvi, come può fare? Certamente, beh, c'è un sito internet, quindi certo. www.domusacademy.it, e ci sono ovviamente riferimenti anche per mandare poi un'email, contattarci, venirci a trovare nella nostra sede in via Darwin al 20 a Milano, nella zona dei Navigli, quindi anche una zona molto piacevole per fare un pranzo o un aperitivo. Direi assolutamente sì, poi speriamo continui anche questa joint venture con i Lions, quindi ci sia ancora la possibilità di fruire anche per gli studenti lignanesi di borse di studio, che poi li portino insomma a essere più facilitati nel frequentare, insomma, speriamo, i corsi. E che dire, intanto è interessante che non ci sia da essere invitati a tutti i costi, cioè con l'invito scritto a questa
insomma, questa passerella di domenica, direi sfruttiamo l'occasione, presentiamoci, perché quando ci ricapita, mai, forse solo alla televisione chi vede Beautiful che può vedere la sfilata Forrest. L'idea è proprio quella di rendere la moda più accessibile, più visitabile a un pubblico che è interessato, quindi curioso, e non soltanto di addetti ai lavori. Bene, allora sfruttiamo sicuramente questa occasione. Io ti ringrazio tantissimo, Anna, perché è stato un piacere averti qui e aver dato modo anche alla nostra emittente, insomma, di far vedere quello che è l'eccellenza, in questo caso lombarda, e insomma ricordare ancora con grande piacere, come faremo sicuramente anche in futuro, la figura anche di Gianfranco Ferré, grazie a Domus Academy. Sarà stato un grande piacere per me. Grazie davvero. Noi ci gustiamo in questo momento un appuntamento tra quelli fissi che abbiamo inserito nell'ultima settimana, quindi le news dal mondo dello sport, quindi vediamo da questo punto di vista cosa bolle in pentola e poi torniamo in studio.